I personaggi che ne impuso hanno subito rivelato questa tua grandissima umanità. Io penso, non so, Tutti giù per terra, un film di Davide Ferrario, che insomma era anche un film generazionale, perché riflettiva, insomma, rapporto con le figure paterne, insomma, in un'Italia appunto di transizione, come spesso capita in questo paese. Non so, c'è qualche, insomma, che cosa volevi, cosa ti istituivi di diverso in pubblico, secondo te, che a un certo punto, perché tu hai cominciato a fare teatro, c'è una generazione, hai lavorato con tante persone che oggi sono molto giustamente famose come te, hai fatto una lunga gavetta, ma poi quando il pubblico si è accorto di te, che cosa secondo te ha accolto della tua autenticità, la sincerità, la grande umanità? Intanto io di gavetta credo averne fatta poca, e non lo dico vantandomene, dico che magari se ne avessi fatta di più, insomma, sono comodo queste sedie, comunque. Vedete, è un abbraccio io fisso di qualcuno basso che ti tiene alla cintola e non ti lascia più. Certo, piace. Sì, però uno vuole pure avere la libertà di movimento. Dico, l'ho fatta meno di quanto non avrei dovuto fare, anche, credo. Ho bruciato abbastanza le tappe, e forse un po' per questo, insomma, perché ero quell'attore che mancava, no? Cioè quello un po' che usava se stesso, che comunque non prescindeva mai da se stesso nell'affrontare i personaggi, tant'è che tutti i personaggi, che ne so, le biografie, a me sta roba non me l'hanno mai proposta, quando me l'hanno proposta io l'ho sbagliata, proprio perché non sono quel tipo d'attore lì, cioè uno che diventa un personaggio e lo riproduce con, sono sempre uno che usa se stesso proprio nel vero senso della parola. Non parlerei di imposizione di personaggi, diciamo che il mercato ci ha avuto per tutti, come lo confutavo anche con i giovani, i ragazzi di oggi, chiamiamoli così, che comunque sono 2 o 3 anni in cui il mercato ti chiede di essere solo una cosa. E io ci ho avuto vari momenti, diciamo, ci ho avuto un ragazzetto disagiato di periferia, il trentenne in cerca di identità, di sicurezze. Adesso ultimamente, gli ultimi 4 anni, c'è la malattia che mi gira intorno. Sono stato anche padre di bambini, di ragazzi problematici, però è chiave comica. Insomma, è come se ci fossero, sai, i sondaggi che vedevi sui quotidiani, quelle fette di torta, ecco, come se io certi personaggi li ho riproposti, è sembrato che li ho riproposti, no? Diciamo, quello è sempre lo stesso, no, però mi sono sempre reso conto di quando avevo vestito per intero un personaggio non lo dovessi fare più, l'ho sempre capito questo. Adesso che ho fatto un debutto alla regia, questa cosa è ancora più evidente, è molto più evidente perché ho fatto l'attore, come l'ho fatto, a cosa mi è servito, e soltanto cambiando posizione, diciamo, ho potuto guardare quello che ho fatto fino adesso con più lucidità. Poi ti voglio dire un'altra cosa che non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo. Ah, Tutti giù per terra, volevo raccontare come ho fatto Tutti giù per terra. Io sono stato mandato a questo provino e quando ho incontrato Ferrario, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei di Roma? Sì. Ma questa è una storia inventata a Torino. Infatti non lo sapevo, mi hanno mandato qua. E lui però mi ha guardato e mi ha detto: vabbè, stai qua, mi ha dato 2 pagine di dialoghi, ha detto: che c'è da fare oggi? No, ma fra 2 o 3 ore vieni, così te le vai a leggere, insomma. Io sono rimasto 2 o 3 ore, a parte dopo aver insultato chi mi aveva mandato lì, dicendo queste figure, poi ero biondo tinto perché stavo a fare un altro film, insomma, una cosa, immagino negli occhi di Ferrario questo mostro nazista, no, italiano, fuori luogo completamente. Sono tornato dopo 3 ore, ho fatto il provino, non parlando piemontese, ma neanche a un mortacci di... no, parlando normale, non è? E poi ho fatto quel film, quindi è stato casuale e non. Però insomma, poi quello è un film che ancora oggi vedo, no? Come? È
penso che non si riferisse a nessuno dei due, almeno sicuramente a te no, io poi non so, forse deve... No, è un film anche che, non sono tanti film di cui dovremmo parlare, però è anche un film che ha toccato l'immaginario. Come... No, è stato precursore della... cioè, lì si parlava di precarietà, era il 96, insomma, no? Precarietà anche come scelta per il personaggio, per certi aspetti. Quindi è stato un film quasi precursore di certi temi. Ed è un film che ancora oggi viene visto. Mi ha detto un ragazzo di 30 anni, ieri mi sono visto tutti giù per terra. Ho detto, che è uno che magari quando è uscito aveva 12 anni. Quindi è un film importante. Quello. Potrebbe anche non essere neanche nato, se aveva 22 anni. 30, 30 cioè.